La Valle d'Aosta è la più piccola regione italiana. Confina con il Piemonte a sud e a est, a ovest con la Francia e a nord con la Svizzera. Il territorio è coperto interamente da montagne, che qui prendono il nome di Alpi Graie e Alpi Pennine. Sul suo territorio si trovano le tre vette più alte d'Europa, il Monte Bianco, il Monte Rosa, il Monte Cervino. Importante anche il massiccio del Gran Paradiso, su cui si estende il più antico parco nazionale d'Italia. La regione è attraversata dal fiume Dora Baltea, che poi terminerà la sua corsa nel Po, e dai suoi affluenti, che scendono dai ghiacciai alpini e che scavano valli profonde. Il clima è alpino, con inverni rigidi ed estati brevi e fresche in montagna, afose in pianura. La Valle d'Aosta è la regione meno popolata d'Italia. È una regione a statuto speciale, cioè con poteri politici e amministrativi più ampi rispetto alle altre regioni. Per questo è detta anche regione autonoma. Questo fu deciso il 7 dicembre 1945 per proteggere la minoranza della popolazione di lingua francese. La regione, infatti, è bilingue, italiano e francese sono insegnati nelle scuole e utilizzati negli uffici pubblici. La città principale è Aosta, dove si incrociano importanti vie di comunicazione per la Francia e la Svizzera. La principale fonte di ricchezza della regione è il turismo. Sia in estate che in inverno, le montagne richiamano ogni anno appassionati di sci, di alpinismo e di trekking, in misura pari a 5 volte gli abitanti della regione. L'agricoltura è praticata quasi esclusivamente nelle valli e produce foraggio per il bestiame, cereali, patate e frutta, fra cui l'uva per la produzione di vini pregiati. L'allevamento di bovini per la produzione di carne e latticini si pratica sui pascoli in alta montagna. Con il latte vengono prodotti formaggi tipici come la famosa fontina. I boschi forniscono legname, usato nelle costruzioni e nell'artigianato. Mentre la ricchezza d'acqua permette la produzione di energia idroelettrica per le città e le industrie del fondovalle, soprattutto quella siderurgica. Altre industrie nel territorio sono attive nel settore tessile, edile, della meccanica e del legno. Aosta si trova all'incrocio delle vie del Grande e Piccolo San Bernardo, presso la confluenza dei fiumi Dora Baltea e Butier. Ha origini antiche, nel 25 a.C., i Romani la fondarono con il nome di Augusta Praetoria Salassorum. La via centrale romana, che oggi comprende via Porta Pretoria, via Jean-Baptiste de Tillier e via Edouard Aubert, era il proseguimento naturale della via consolare che dalla Gallia arrivava a Milano, passando dal valico del Piccolo San Bernardo. La Valle d'Aosta conta circa 130 castelli. Inizialmente avevano scopo difensivo, poi divennero un segno della ricchezza del proprietario. Oggi molti di questi castelli sono importanti mete turistiche. Tra i più famosi, Saint-Pierre, il forte di Bar de Fenis. E con questo abbiamo finito il nostro viaggio in Val d'Aosta. Ci vediamo alla prossima puntata per conoscere un'altra delle regioni della nostra bella Italia.